torno a fare video dall'interno della mia cameretta come fanno gli youtuber quelli seri, anche se ovviamente questo ormai è un termine che mi si addice sempre meno, però sono qui, come avrete capito dal titolo, per raccontarvi quello che è successo questo scorso weekend, il weekend di Open House, il weekend di Inspiration Day. Qualcuno doveva raccontarlo, ho deciso di farlo io, quindi grazie a tutti quelli che sono venuti. È stato davvero un weekend incredibile e lo è stato sotto moltissimi punti di vista, lo è stato in termini numerici perché vi siete presentati in tantissimi, ci aspettavamo grandi numeri da Open House, da questo weekend incredibile, ma non così tanti, sono passate più di 400 persone in due pomeriggi, nelle nostre due case sono passate più di 400 persone, cioè adesso riflettiamoci un attimo, potrebbe sembrare un numero come tanti, ma 400 persone all'interno di due case, ovviamente non erano lì tutte insieme, sono venute nel corso di queste due giornate, però 400 persone li fa una discoteca quasi, siamo dentro due case e quindi è stata davvero una grande soddisfazione vedere gente che non sapeva nulla del progetto, ovviamente gente di qualsiasi età, gente totalmente ignara, rispondere così positivamente, insomma, a quello che stiamo cercando di costruire insieme a voi. E grazie a tutti quelli che hanno partecipato all'Inspiration Day, questa domenica organizzata in occasione di Open House, che per quanto ci riguarda era un po' l'evento migliore per poter descrivere a questi visitatori ignari l'aria, l'atmosfera che si respira all'interno di queste mura tutti i giorni. È stato incredibile, i vostri feedback sono stati pazzeschi, siamo stati tutti molto soddisfatti ed è per questo che siamo davvero felici di come siano andate le cose. Abbiamo avuto tre storyteller in particolare sul nostro palco, che non era poi un palco perché ci piace mantenere l'atmosfera da salotto, perché questa in fondo rimane sempre una casa, quindi a partire da Oliver Page, che è il fondatore di scooterino.it, che potrete andare a visitare, quindi vedete un po' quello che stanno cercando di fare lui e i suoi collaboratori. Poi ancora abbiamo avuto Antonio Romano, che è un nome che potrebbe suonare sconosciuto a molte orecchie, però in realtà lui è uno di quelli, architetto e designer, che insieme ai suoi collaboratori da più di 30 anni a questa parte hanno disegnato l'intera Italia quasi, l'identità dei brand più importanti che conoscete e con i quali passate la vostra vita, sono stati realizzati da Antonio e dal team di Inarea, che è la sua realtà. E poi infine abbiamo concluso questo splendido pomeriggio insieme ad Alida Mazzaro, che è una donna che nella vita ha fatto tantissime cose, e sentirla parlare è stato davvero un piacere per me e per tutti quelli che erano lì in quella sala. Quindi grazie a tutti per essere venuti, grazie a questi tre fantastici storyteller per aver partecipato. Per tutti quelli che non hanno avuto l'opportunità di essere qui con noi quel pomeriggio, abbiamo finalmente aperto il canale di Together. Se vi va, iscrivetevi anche al canale YouTube di Together, è lì che continueremo a caricare tutte le cose. Cercheremo di utilizzarlo come uno strumento per permettere a tutti quelli che non vivono a Roma e che non possono partecipare ai nostri eventi di viverli così, quasi come se ci fossero anche loro. A proposito di canale YouTube, il terzo motivo per cui questo weekend è stato davvero incredibile è perché è stato davvero faticoso organizzarlo ed è stato faticosissimo raccontarlo. Questo perché, purtroppo, per via di cose che non sto qui a ripetere, tanto ne hanno già parlato tutti, Facebook ti offre una visibilità sempre minore, YouTube fa la stessa cosa, quindi è davvero difficile a volte chiedere il vostro aiuto quando sappiamo che molti di voi sarebbero disposti ad aiutarci e a fare in modo che tutte le cose organizzate dentro Together abbiano successo. C'è stata Violetta, che voglio ringraziare tantissimo, lei si è occupata di tutta quella che avrebbe dovuto essere la diretta streaming dell'Inspiration Day su YouTube. Ci siamo riusciti, nel senso la diretta è andata bene, però molti si sono lamentati comunque per la qualità dell'audio, per la qualità della regia. È stranissimo da dire, ma né io né Violetta avevamo mai fatto una diretta live su YouTube prima d'allora. Io sinceramente non ero nemmeno mai stato invitato a prendere parte alla diretta di qualcun altro, almeno credo, adesso non vorrei dire una cavolata. Lei più di una volta è stata invitata in dirette altrui, ma nessuno di noi aveva mai organizzato una diretta personalmente, quindi non sapevamo davvero come fare alcune cose, e Google in realtà, che ormai è il sito più importante del mondo, però mi aspettavo di più da parte loro, nel senso nel renderti le cose facilmente intuibili. Non è così semplice organizzare una diretta video su YouTube, e in più avevamo una serie di limitazioni dal punto di vista proprio tecnico e strutturale che non ci aspettavamo minimamente. Per esempio, avevamo bisogno di 5 computer per fare tutto quello che volevamo fare, e io me ne sono reso conto soltanto a un'ora prima dell'inizio di Inspiration Day. C'era bisogno di un computer che era nella stanza
dove avveniva nel living space dove era in corso l'Inspiration Day. Un altro computer era in questa stanza, era quello che usava Violetta per fare un pochino il backstage di questo live streaming. E in più c'era bisogno di un computer a disposizione degli storyteller per proiettare sulla nostra parete tutto quello di cui volevano parlare. C'era bisogno di un altro computer che ci permettesse di gestire i social media e gestire un sacco di cose affinché gente da casa potesse guardare lo streaming. Infatti questa cosa è stata fatta malissimo. E in più c'era bisogno comunque magari dello stesso computer per poter scaricare il materiale che mano a mano giravamo con le telecamere, che ovviamente se registri un'ora di filmato hai bisogno di un sacco di spazio, chi fa video lo sa. E in più, infine, sarebbe stato bellissimo, visto che entrambe le case di Together erano aperte in occasione di Open House, sarebbe stato bellissimo per quanto ci riguarda mettere un altro computer, un altro proiettore nell'altra casa, in modo che l'evento Inspiration Day, vista la diretta streaming, potesse essere mostrato anche ai visitatori che in quel momento si trovavano nell'altra casa di Together, nel Together Garden. Questa cosa non è stata possibile. Perché ovviamente, vabbè, per via di inesperienza, per via di un sacco di cose, anche per il fatto che comunque le persone che ci stavano aiutando non erano sufficienti a livello numerico proprio, e soprattutto nessuno di quelli che ci stava aiutando e stava facendo di tutto per la buona riuscita di questo evento era fondamentalmente un esperto di quella cosa lì. Quindi avere la possibilità di contattare altre persone che magari più esperte ci avrebbero aiutato volentieri, ci è stato sempre più difficile perché ovviamente adesso non riusciamo ad avere un contatto con tutti quelli che sono iscritti alla nostra pagina Facebook, tutti quelli che sono iscritti al canale YouTube, e quindi è per questo che, visto che adesso siamo ancora freschi da questo primo Inspiration Day, che vorremmo ripetere perché è stato un successone e vorremmo ripeterlo anche molto presto, siamo ancora freschi, dicevo, e quindi sappiamo un po' meglio come devono essere organizzate le cose, di quante persone abbiamo bisogno e di quanto materiale abbiamo bisogno per fare in modo che ogni evento abbia il successo che merita. Quindi ho pensato di cominciare ad organizzare un vero e proprio database di persone che vogliono offrire il loro supporto a Together, in modo che ogni volta che c'è un evento da organizzare sappiamo già a chi rivolgerci. Poi ovviamente questo database crescerà nel tempo, però dovrebbe aiutarci a organizzare gli eventi nel migliore dei modi. In questo form, per accedere a questo database, che troverete nella descrizione di questo video, avrete la possibilità di scegliere in che modo vorreste contribuire all'organizzazione degli eventi nelle case Together. Quindi potrete, per esempio, scegliere di occuparvi di produzione video se siete in grado di fare video, a prescindere dal fatto se possedete attrezzatura oppure no. Se volete aiutarci a fotografare gli eventi in modo da poterli raccontare meglio, se siete degli artisti e volete esporre delle cose, se volete semplicemente aiutarci a sistemare le case prima e dopo l'evento, questa è una cosa che richiede un sacco di impegno. Se volete aiutarci a scrivere articoli, a raccontare tutto quello che succede qui dentro, oppure se invece volete aiutarci in maniera totalmente generica. Il nostro obiettivo è quello di trasformare le case Together nelle case di tutti. Lo stiamo già facendo da un anno e mezzo, ma ci piacerebbe poter estendere questa possibilità anche a tutte le persone che non vivono a Roma e che quindi sono impossibilitate a partecipare fisicamente a questi eventi. Quindi, se vivete a Roma o nelle zone limitrofe e avete la possibilità di partecipare ai nostri eventi, e vi piacerebbe darci una mano per fare in modo che le cose abbiano successo, vi lascio il link a questo database, che è un semplice Google Form, qui sotto nella descrizione. Potete cliccarci su e semplicemente compilarlo indicando le mansioni che potreste fondamentalmente svolgere all'interno delle case, quindi in che modo potreste aiutarci, e lasciandoci anche i vostri contatti, in modo che quando ci troveremo alle prese con l'organizzazione di un nuovo evento, sapremo direttamente chi contattare e riusciremo in questo modo magari a organizzare le cose in maniera più efficace. Grazie a tutti per aver guardato per questo momento. Fatemi sapere, non lo so, che ne pensate nei commenti qui giù, se avete idee migliori su come organizzare le cose e se avete visto la diretta, cosa c'era secondo voi che non andava. Qualsiasi consiglio per aiutarci a migliorare in generale in tutto quello che stiamo facendo è molto più che apprezzato. Quindi grazie ancora per aver guardato questo video. Colgo l'occasione per ringraziare di nuovo tutti quelli che hanno contribuito al successo dell'evento scorso, sperando di fare sempre meglio in futuro. Ci vediamo presto.
Qui trovate i video delle tre storie raccontate durante l'Inspiration Day, guardate quello che preferite o magari guardateli tutti e iscrivetevi al canale di Together se volete continuare a supportare la produzione di questo materiale.